Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Allora, lascerò il canale scoperto per un po', perché sto per partire per le fiere, quindi una settimanella a Milano, altri 3 giorni a Lucca, 3 giorni per riprendermi, perché fisiologicamente ci vogliono 2-3 giorni per riprendersi. Penso che tornerò a postare tra 12-13 giorni, se ce la faccio, quindi ci sarà un vuoto su questo canale, un vuoto che però voglio aiutarvi a sopportare grazie a queste piccole novità che vado ad introdurre. Innanzitutto c'è la pagina Facebook di Cose dell'altro cinema, lo sapevate? No? Beh, l'ho aperta oggi perché? Perché dalla fiera non posso caricare un video su questo canale, poi che video faccio in fiera, non lo posso montare, viene una merda. Quindi con la pagina Facebook riesco a tenere un po' di aggiornamento. Se trovo un film di merda vi faccio vedere che l'ho trovato, vi posto le foto, insomma cercherò di tenere questa pagina Facebook attiva, non solo per la fiera, anche dopo. Avevo intenzione di aprirla, però questa cosa della fiera mi sembra il momento migliore per iniziare. Ci ho già pubblicato qualcosa, penso che ci metterò anche dei micro fumettini disegnati a cazzo di cane sui registi che mi piacciono, sui film che non mi piacciono, insomma poi cercherò di fare una cosa simpatica, ragazzi, datemi fiducia che io mi ci impegno. Quindi andate magari a mettere, no, non c'è l'iscrizione, là si mette il mi piace, ah, quanto è bello Facebook, fatto veramente bene, mi piace un sacco a me. Peccato che lo usino tutti, userei volentieri qualcos'altro, che ne so, Pinguinux, qualsiasi cosa, però usano tutti Facebook, lo uso anch'io. Ok, quindi c'è la pagina di Cose dell'altro cinema, o andate nella homepage del canale, c'è il simboletto di Facebook, oppure qui in descrizione vi metto il link diretto alla pagina. Ho bisogno del vostro aiuto. Bisogno del vostro aiuto perché adesso ho ben 2 Santi Graal da recuperare. Il primo lo sapete qual è Dreamland, la terra dei sogni. Vigliacco, vedrai come sarà facile spaccarti la faccia. Io ho fatto il pugilato, tu sei forte ma non hai l'esperienza. Io quel film prima o poi lo troverò, ragazzi, ma io ogni tanto rifaccio questo appello. Se ci sono nuovi iscritti che sanno qualcosa di Dreamland me lo facciano sapere. Dreamland, la terra dei sogni, con Franco Columbo, non ci confondiamo con altri film che hanno titoli simili, ok? E poi c'è un altro film, Vacanze a Gallipoli. No. Ho notato qualcosa. Devi solo aiutarmi a liberarmi di mio marito per l'estate. Lo dobbiamo ammazzare? Il lupo perde il pelo. È il lupo. Non il vizio. Oddio, mio marito! Oddio, mia moglie! Io voglio Vacanze a Gallipoli con Alvaro Vitali e Costantino Vitagliano. Girato nel Salento, con i soldi della regione ovviamente. Io voglio tantissimo quel film. Trovate su internet, qui su YouTube, il trailer sia di Dreamland che di Vacanze a Gallipoli. Ragazzi, se qualcuno di voi ha delle notizie ragazzi, vere, concrete, non mi linkate, che ne so, ho trovato questo torrent, non so se è lui, è successo così con Dreamland, mi avete dato 40 torrent, erano tutti uguali e non c'era Dreamland, c'era un pornazzo, oppure c'era un'altra cosa che non era Dreamland, era un'altra cosa, quindi chi ha un link vero per il download, oppure chi ha un link vero per l'acquisto, perché mi hanno linkato anche il DVD di Dreamland da acquistare, ma c'era scritto che non era uscito. Cioè c'era la copertina, ma c'era scritto non è disponibile, quindi non è ancora uscito il DVD. Quindi linkatemi solo informazioni attendibili, ragazzi, perché io sto cercando il Santo Graal. Questi due film per me sono il Santo Graal, ok? C'era un tempo era Parentesi Tonde, poi Parentesi Tonde l'ho avuto. Un tempo era Manos, poi Manos l'ho avuto. Quindi piano piano io lo so che spunteranno fuori questi film. Per il momento però li sto cercando. E questa forse è la fase più bella per un amante del trash, la fase della ricerca. È la più bella, è la più esaltante. Cioè è quasi più bello trovare un film di questi piuttosto che vederlo, ok? È proprio il gusto della scoperta. Vedetemi come un novello Indiana Jones, che invece di scendere nelle catacombe, nel profondo di una piramide, si fa strada nei cestoni del supermercato cercando la cosa più marcia che c'è. Io sono fatto così, lo so, è brutto, non mi guardate con gli stessi occhi dopo che ho detto questa cosa, vero? Cioè vi faccio un po' schifo. Però è così che funziona, nel mio mondo funziona così e nel mondo di tutti quelli che come me hanno fatto della monnezza una certa ragione di vita, è vero Fabrizio?
comunque sia, fatemi sapere se avete notizie confermate, certe, precise riguardo questi due film, e noi ci vediamo tra un bel po' di giorni, ragazzi. Resistete, perché al mio ritorno molto probabilmente vedrete la collaborazione con Ore di Orrore, che la stiamo già impostando, ok? Lui addirittura ha già registrato la sua parte, mi deve inviare i file, quindi è avviata. Poi vedrete la recensione di un film, ve lo spoilero, tanto in questo video posso spoilerare, Rottweiler, cani assassini, recensione che vorrei fare in compagnia del mio cane, sperando che quando io torno dalle fiere il mio cane non sia stato in campagna, non puzzi di canale e non sia ricoperto di erbacce, perché al momento il mio cane ha questo aspetto, ha il pelo incrostato di erba perché mio padre lo porta a correre in campagna, gli si appiccica addosso di tutto, se lo cani nell'acqua calda ci fai una tisana. Cioè, veramente è uno schifo adesso il mio cane, quindi spero di trovarlo in condizioni umane, anzi in condizioni canine base, quindi senza erba. Adesso è un ibrido il mio cane. Ok ragazzi, auguratemi buona fortuna per le fiere e ci vediamo quando torno.